Stasera siamo al primo appuntamento con i giovedì della Confraternita per parlare di Cesare Tonini Bossi. Innanzitutto, chi era e come è legato a Fano? Cesare Tonini Bossi è un fanese, è nato proprio in questa zona, nella zona del suffragio, ha lasciato Fano da giovane, perché è diventato famoso come basso, cantante basso in tutta Italia, ma poi anche in tutta Europa, ed è ritornato negli ultimi anni della sua vita ad esibirsi, a fare gli ultimi atti della sua vita esattamente qui a Fano. Quindi è nato a Fano, è stato fuori per tutta la sua vita e è ritornato a Fano, basso cantante che ha cantato con i più grandi artisti del tempo e illustre. Fano gli ha dedicato una via già dal 1951, una piccola via ma legata a un grande personaggio. Sposato anche con una donna di 16 anni più giovane? Sposato, sì, era talmente, diciamo, sempre molto impegnato da stare fuori all'estero che si sposerà all'età di 42 anni, quando lei di anni ne avrà 26, con una donna di Fano che aveva conosciuto in uno dei tanti, forse non tanti, ma pochi ritorni qui nella città di Fano. L'aveva conosciuta, anche lei era una pianista, anche lei dedita alla musica, si sono innamorati, questo matrimonio tra due fanesi che poi avrà portato avanti tutta la dinastia dei Tonini Bossi, perché loro avranno 4 figli e tanti altri Tonini Bossi in giro per il mondo. Ecco, vogliamo dire che questa via, per chi non conoscesse Fano, dove si trova e che è un po' caratteristica? È una via, una traversa di via Fanella, che è una via nota nella città di Fano, e una via, una traversa che è anche una via chiusa, con delle case piccole, colorate. Gli abitanti ora le stanno ristrutturando tutte, quasi tutte, quindi è diventata caratteristica, come era caratteristico il personaggio al quale è dedicato. Ecco, possiamo dire che anche attraverso il racconto di alcuni personaggi storici si rivede un po' la Fano di allora e quindi si celebra anche la nostra Fano? Io ho intitolato gli articoli che ho scritto su di lui piccole grandi biografie, perché effettivamente sono piccole persone, ma sono grandi biografie perché veramente hanno reso illustre. Quello che dovremmo fare è recuperare un pochino le nostre tradizioni e tutti questi grandi personaggi che spesso sono nati nel dimenticatoio. Francesca, lei è una discendente di Cesare Tonini Bossi, una caratteristica della vostra famiglia che avete ereditato, la musica, l'arte. Come è nata l'idea di questa serata? L'idea di questa serata è nata da un articolo bellissimo che Emanuele Palmucci, che stasera racconterà meglio, ha voluto fare proprio in ricordo di questa famiglia, nostra famiglia, che ha dato così tanti discendenti, o amanti, semplici amanti della musica, oppure anche professionisti della musica. Quindi, ed è nata attraverso uno scambio di documenti, di quadri, di suppellettili, così, di manoscritti, di cose che sono venute fuori, che poi sono state approfondite da Manuela, appunto, per lo studio sulla nostra famiglia. Quindi io ne sono molto grata, perché io avevo tanto materiale ma non l'avevo ordinato così bene come ha fatto lei. Ci voleva una persona esterna, insomma, per raccogliere, diciamo, tutto il tesoro così di questa avventura familiare che è stata quella dei Tonini Bossi qui a Fano. Presente alla serata anche l'associazione corale Luigi Tonini Bossi di Senigallia, che ha riproposto brani tratti dal repertorio sacro, con l'intento di proporre un percorso attraverso le Ave Maria nei secoli.